Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, c'era anche la ricostruzione di una scuola materna ed elementare tra gli obiettivi del piano Abruzzo per la gestione post-sisma del 2009 all'Aquila e nei comuni di Bussi sul Tirino e Bugnara, rispettivamente in provincia di Pescara e l'Aquila. 7 persone tra pubblici ufficiali, tecnici, progettisti ed imprenditori nei comuni di Bussi, Pescara, Popoli, Perugia, Gubbio ed Assisi sono finiti agli arresti domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea. Le accuse sono associazione per delinquere, corruzione, concussione, turbativa d'asta, falso in atto pubblico e induzione indebita a dare o promettere utilità. Il servizio è di Jacopo Forcella. Lo chiamavano Piano Abruzzo, un vero e proprio sistema per spartirsi i soldi della ricostruzione post-terremoto. Un piano portato alla luce dall'operazione Earthquake, condotta dalla Guardia Forestale e coordinata dalla Procura di Pescara, per la quale sono finite agli arresti domiciliari 7 persone, tra pubblici ufficiali, tecnici, progettisti ed imprenditori umbri e abruzzesi. Ancora una volta, quindi, nel mirino degli investigatori sono finiti gli appalti per la ricostruzione post-terremoto 2009. Circa 29 milioni di euro spartiti in maniera scientifica attraverso mazzette con percentuali ben precise. L'indagine, condotta dai PM pescaresi, ha preso il via dal racconto di un imprenditore edile umbro, aggiudicatario di 3 gare d'appalto nel comune di Bussi e Bugnara, per un totale di 8 milioni di euro. Soldi che però ha riferito di aver dovuto spartire con il direttore dei lavori, che avrebbe preteso il 12%, circa 960 mila euro, da girare agli altri tecnici coinvolti nei progetti di ricostruzione di 3 fabbricati, tra i quali quello della scuola di Bugnara. Il sistema si basava sull'acquisizione di una sorta di monopolio nell'accaparramento degli incarichi di progettazione negli aggregati edilizi del cratere, tramite la corruzione di tecnici dei consorzi privati per la ricostruzione, costringendo le ditte a pagare alte percentuali per poter accedere al mercato degli appalti finanziati dallo Stato. Poi il buon esito dell'istruttoria per la richiesta dei contributi veniva garantito dal responsabile dell'ufficio tecnico della ricostruzione numero 5 del cratere aquilano, che come contropartita avrebbe chiesto il 5% del valore degli appalti da 29 milioni di euro, oltre a lavori edili gratuiti in una sua abitazione, un'autovettura e l'assunzione di un familiare presso una ditta affidataria dei lavori. Le dichiarazioni di un altro imprenditore umbro, che ha già presentato richiesta di patteggiamento della pena, ha consentito di ricostruire il tentativo del responsabile dell'ufficio tecnico per la ricostruzione di turbare la gara pubblica per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ricostruzione della scuola elementare e materna Clemente di Bugnara, ottenendo come contropartita 10.000 euro in contanti e la promessa di ulteriori 130.000 euro da erogarsi ad ogni pagamento dei SAL, stato di avanzamento dei lavori. Gli uomini della forestale dell'Aquila hanno sequestrato anche tutto il carteggio relativo ai lavori di ricostruzione privata in cui compaiono le ditte interessate dall'indagine presso i 2 uffici per la ricostruzione dell'Aquila. Ed ora lasciamo la cronaca per occuparci di politica, in particolare di quello che sta accadendo all'interno del comune di Pescara. Non si placano le polemiche dopo il rimpasto di giunta voluto dal sindaco Marco Alessandrini, dopo l'ex assessore Sandra Santavenere, che se l'è presa con l'amministrazione per la sua defenestrazione. Arriva anche la conferenza stampa di un altro ex assessore, Adelchi Sulpizio, che aveva le deleghe al bilancio e alle finanze. Sulpizio ha tracciato un bilancio della sua attività amministrativa e ha detto di non capire il motivo del suo allontanamento dalla giunta. Il servizio con l'intervista all'ex assessore di Paolo Renzetti. Si è parlato di primo, secondo tempo, il secondo tempo per questa amministrazione, quindi era una battuta buttata lì, che di solito quando una squadra arranca non va bene, si cerca per l'appunto di cambiare l'allenatore. Non ho mai visto un giocatore il cui allenatore dice gioca bene che viene cacciato, però sono anche la politica è questa purtroppo, però non ci dobbiamo arrendere sicuramente, cercare anche di migliorare questa politica facendo parlare anche di noi i nostri numeri. I numeri sul bilancio che ho dato in conferenza stampa, a cui tenevo tanto, ma non per polemizzare con l'amministrazione, che la polemica è veramente una cosa che è lontana da me. E non voglio far passare un messaggio di polemica, voglio soltanto far capire fondamentalmente che il buon lavoro che è stato fatto in questi mesi, e spero tanto che riusciamo a far capire ai cittadini che lasciare il comune di Pescara oggi con 10.853.000 euro in cassa,
quando ne avevo trovato con meno 800.000 euro circa, è un dato importante. Questi sono aver ridotto l'indebitamento, aver ridotto le tariffe della Tari sia per l'attività commerciale su una media del 7-8% che per i cittadini. Questi sono gli elementi che mi danno soddisfazione a me. Lei questa mattina ha detto in conferenza stampa: alla luce di questi risultati non riesco ancora a darmi una spiegazione del perché è accaduto tutto questo. Io non lo so il motivo, francamente, però ti dico che è una cosa che non mi interessa nemmeno più, perché avere la vicinanza dei cittadini che hanno capito il senso, avere la mia i numeri che mi dicono hai fatto benino, diciamo così, che hai raggiunto questi risultati in tutti questi punti, sulle case popolari hai assegnato tantissime case, quindi hai tolto tante persone dal momento di difficoltà, hai creato delle abitazioni che noi inaugureremo fra un anno per il ceto medio, che è quello più in difficoltà. Questi sono i risultati che a me vanno dalla mia, poi la vita va avanti logicamente. E andiamo avanti anche noi con il telegiornale, ci spostiamo nel comune di Giulianova da cui arriva questa notizia, con il comune appunto che non ha ancora pagato ai dipendenti progetti obiettivo del 2015, dunque è scattata la protesta della CGIL e della CISL, che hanno annunciato la volontà, in caso di ulteriori ritardi, di mettere in campo tutte le iniziative volte a far rispettare i diritti dei lavoratori. È semplicemente vergognoso che gli stessi lavoratori, su indicazione dell'amministrazione comunale, hanno eseguito mansioni oltre le loro funzioni e a tutt'oggi non vengano ancora retribuiti. Tuonano Navedeo Marcattili della CGIL e Andrea Salvi della CISL. Siamo alle solite, i diritti dei lavoratori, concludono, vengono messi all'ultimo posto. I sindacati sottolineano anche come già a settembre avevano inviato una nota chiedendo il pagamento di quanto dovuto ai dipendenti. E torniamo al comune di Pescara, dove il consigliere comunale Guerino Testa lancia l'allarme sul porto che, senza dragaggio e piano regolatore, rischia lo stop. Vediamo. Consigliere Testa, il porto di Pescara rischia di morire, avete lanciato questo allarme, chiedete di nuovo lavori di dragaggio e ovviamente anche l'approvazione del piano regolatore portuale. Ma sul piano regolatore portuale il vice sindaco sta dando rassicurazioni dal mese di febbraio 2015, quindi è passato più di un anno e mezzo e ancora non si vede la luce. Quindi primo fatto molto grave, dove Comune e Regione stanno dimostrando di svolgere attività altamente mediocre. La seconda è il dragaggio minimo che doveva iniziare già dal mese di luglio, che è stato posticipato mese per mese, ancora non inizia, sappiamo che non è la panacea di tutti i mali, ma ridà quella minima funzionalità. Ma io ritengo che il Comune e la Regione, al di là degli slogan e al di là degli incontri che sono solo di non di sostanza ma di forma a Roma con il Ministro delle Infrastrutture, devono dire chiaramente qual è il futuro del porto di Pescara, quali lavori verranno fatti e la tempistica dei lavori, perché è giusto che la marineria e gli operatori commerciali possono in qualche maniera programmare la loro attività, altrimenti dovranno scegliere altri porti, il porto di Ortona o addirittura porti anche fuori dal perimetro regionale. Operatori commerciali preoccupati anche perché alcune petroliere già non riescono più ad entrare in porto. Ma quello che più dà fastidio è che loro non riescono assolutamente a programmare, perché non sanno se il dragaggio verrà effettuato o meno, quindi non, loro dicono: se devo aspettare ancora 15 giorni, un mese, un conto, se devo aspettare 2, 3, 4 mesi il discorso cambia. È la mancanza di chiarezza, la mancanza di dinamicità che questa amministrazione comunale e l'amministrazione regionale, ripeto, al di là degli slogan, non sta facendo assolutamente nulla nei confronti del porto di Pescara. Ricordiamo, infrastruttura fondamentale per il nostro territorio. E adesso ci spostiamo a Teramo, dove ieri pomeriggio è avvenuta la consegna del tapiro d'oro, il famoso premio satirico di Striscia la Notizia, la ASL di Teramo. Il motivo? I fumatori negli uffici e l'uso dei parcheggi riservati ai disabili da parte del personale dell'ASL, il servizio di Elisa Leuzzo. La troupe di Striscia la Notizia, con a capo Valerio Staffelli, ha consegnato questa mattina il tapiro d'oro al direttore generale della ASL di Teramo, Roberto Fagnano.
La redazione della famosa trasmissione televisiva è stata allertata nei mesi scorsi per i parcheggi riservati ai disabili nella struttura sanitaria in Contrada Casalena, spesso occupati da dirigenti e dipendenti del servizio di prevenzione della ASL. Così Valerio Staffelli si è recato nella sede dell'ASL di Teramo in circonvallazione Ragusa per consegnare il famoso tapiro al direttore generale. Il manager fagnano ha accettato e ringraziato Staffelli e la sua troupe per averlo messo al corrente delle pessime abitudini di alcuni dipendenti e ha promesso che a partire da oggi adotterà una linea dura nei confronti di chi non rispetta le norme, anche applicando sanzioni disciplinari. Valerio Staffelli ha apprezzato le dichiarazioni del direttore fagnano e ha detto, come d'abitudine, che tornerà a trovarlo tra qualche tempo per verificare se le promesse saranno state mantenute. Andiamo avanti per parlare di bullismo. Il Comune di Ortona presenta un progetto di sensibilizzazione su questo fenomeno. Il servizio di Francesca Romana Testi. Bullismo e cyberbullismo. Uno studio rivela che 2 su 3 hanno età preadolescenziale, il 22% appena 5 anni e le vittime nel 30% dei casi attivano comportamenti di autolesionismo. Il 10% invece sviluppa pensieri sul suicidio, un vero allarme sociale che vede scendere in campo le istituzioni che ricordano il ruolo imprescindibile delle famiglie. Ci sono due aspetti, uno che io ritengo quello del privato, che è quello che compete alla famiglia. Vuoi pensare che la scuola e le istituzioni si possano sostituire alla famiglia? Questo è assolutamente escluso, sarebbe gravissimo. Quindi sicuramente ci vuole una grande presenza delle famiglie. Le istituzioni devono crescere i cittadini, cioè devono far crescere noi stessi nelle relazioni che abbiamo all'interno della comunità. Questo è il ruolo fondamentale delle istituzioni. Ma guai a superare il limite, il confine di quello che invece è una competenza assoluta e primaria della famiglia. Il Comune di Ortona da tempo porta avanti un progetto orientato alla sensibilizzazione e formazione dei genitori, alla formazione e consulenza degli insegnanti e alla produzione di laboratori e materiali didattici rivolti agli studenti. Sono 550 i soggetti coinvolti. Molti problemi si risolverebbero semplicemente rispettando gli altri. Io dico banalmente, parafrasando qualcuno molto più in alto di me, si vorrebbe dire rispetta agli altri come rispetti te stesso. Io penso che già questo ci aiuterebbe molto. Fermo restando che ovviamente siamo arrivati a un livello purtroppo di degenerazione tale, favorito anche da quello che è un isolamento quasi autistico dei ragazzi che sempre di più rifuggono il rapporto fisico e si rinchiudono attraverso una comunicazione virtuale che molto spesso non dà probabilmente neanche il senso della gravità delle cose che si fanno. Perché non si vedono le conseguenze, non si vede magari il bambino che viene colpito, non si vede la reazione di questo bambino, cioè quanto dolore si può procurare. Restiamo a parlare sempre di studenti, di giovani e ci spostiamo sul tema dell'orientamento. A Montesilvano si è svolta una 2 giorni dedicata proprio agli studenti che dovranno affrontare la scelta della università da frequentare. Migliaia le presenze, decine gli atenei presenti ad illustrare la propria offerta formativa. Orientarsi verso il futuro, conoscere gli sbocchi nel mercato del lavoro, avere consapevolezza delle proprie capacità. Un percorso difficile alla luce delle tante possibilità offerte sul territorio nazionale. E così nella 2 giorni dedicata all'orientamento sono migliaia i giovanissimi desiderosi di trovare la propria strada. Aiutare i ragazzi che stanno terminando le scuole dell'obbligo a prendere la scelta giusta di università o di lavoro o entrambi, ecco, questo è l'obiettivo fondamentale. Cosa si vuole raggiungere come obiettivo quando si incontrano così tanti ragazzi? Perché si sceglie di orientarli? Qual è il vulnus? Guardi, ognuno di noi sa che l'esame di maturità è un po' la chiave di volta della nostra vita, il momento in cui cessiamo di essere dei ragazzi, cessiamo di essere i figli di qualcuno e diventiamo persone a tutto tondo. Quindi è un momento molto delicato. Vogliamo aiutare questi ragazzi a non sbagliare. In Italia purtroppo si sbaglia molto, abbiamo molto abbandono universitario. Molti ragazzi si iscrivono a una facoltà, poi la cambiano. Abbandonare una facoltà universitaria o abbandonare l'università tout court è un costo per la famiglia, è un costo per la vita del ragazzo, è un costo per tutta la società che non ci possiamo permettere.
Quindi un ragazzo ben orientato che possa fare una valutazione attenta di quali sono le prospettive del futuro è un ragazzo a cui facciamo del gran bene. Nonostante la crisi che colpisce le istituzioni, arrivano contributi per coloro che si occupano di cultura nella nostra regione. Daniela Rosone. Il Comune dell'Aquila ha approvato di recente la concessione di contributi 2016 alle associazioni di istituzioni culturali. In base al regolamento sono stati concessi benefici economici ad associazioni senza fini di lucro per la promozione del territorio in termini civici, culturali e di sviluppo. Le somme stanziate vengono divise per categorie, quote associative, contributi ordinari pluriennali ed annuali e contributi straordinari. Il Teatro Stabile d'Abruzzo ha ricevuto un importo pari a 103.000 euro circa, la Fondazione Università una somma pari a 10.000 euro circa, l'Associazione CIDAC una somma pari a 3.100 euro. Al contributo destinato al Teatro Stabile d'Abruzzo va inoltre aggiunto l'importo di 30.000 euro in seguito all'assorbimento del Teatro di Innovazione Luovo con le sue attività. I contributi ordinari pluriennali riguardano le istituzioni che godono del riconoscimento ministeriale, mentre i contributi ordinari pluriennali si riferiscono a enti, istituzioni e associazioni con sede nel Comune dell'Aquila che svolgano con regolarità un'attività annuale culturalmente rilevante per il territorio da almeno 5 anni. Nella prima sezione troviamo l'Istituto Cinematografico La Lanterna Magica con 40.000 euro circa, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese con 53.000 euro, l'Associazione Teatro Z con 3.000 euro, l'Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti Barattelli con 27.000 euro circa, i Solisti Aquilani con 16.000 euro circa, l'Associazione Culturale Motion Gruppo Fenix con 3.000 euro, l'Associazione L'Idea di Clev con 3.000 euro, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia con 25.000 euro. Nel capitolato dei contributi ordinari annuali troviamo invece il Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica con 9.180 euro, l'Associazione Gli Archi del Cherubino con 9.000 euro circa, l'Associazione Quarto di Santa Giusta con 7.000 euro circa, l'Associazione Corale 99 con 7.000 euro circa e l'Associazione Dental Salmo con 7.000 euro circa. Così le ripartizioni degli impegni di spesa che gravano sui rispettivi capitoli di bilancio. Le quote associative per un costo complessivo pari a 116.000 euro circa, i contributi ordinari pluriennali per un costo complessivo pari a 170.000 euro circa e i contributi ordinari annuali per il costo complessivo pari a 40.000 euro. Adesso siamo alla scomparsa di Dario Fo, è arrivato il comunicato di cordoglio da parte della Fondazione Edoardo Tiboni e dei premi internazionali Ennio Flaiano che hanno voluto ricordare la figura di Dario Fo, scomparso questa mattina all'età di 90 anni, il grande drammaturgo, attore, regista, scrittore e pittore, premio Nobel per la letteratura nel 1997. Vedete proprio le immagini del giorno in cui Fo venne messo al corrente mentre stava registrando una trasmissione su Rai 3 della vittoria del premio Nobel. Fo fu anche insignito per due volte del Pegaso d'Oro nell'ambito dei premi Flaiano nel 2000 con Franca Rame. Sua compagna nell'arte e nella vita ricevette il premio alla carriera per aver saputo raccontare il teatro e poi nel 2005 per il programma culturale televisivo Il Teatro in Italia condotto insieme a Giorgio Arbeltazzi. La Mediateca regionale del Media Museum metterà da oggi a disposizione del pubblico una ricca serie di titoli dei lavori teatrali del drammaturgo, visionabili presso il museo. E nell'ambito della 21ª edizione del premio Borsellino, questa mattina all'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara è stato presentato il libro Tutti gli uomini del generale di Fabiola Paterniti. Professoressa Di Pietro, oggi c'è questo importante appuntamento qui all'Alberghiero, si parla del premio Borsellino. Quanto è importante insegnare a questi ragazzi la cultura della legalità? E sicuramente oggi è il primo appuntamento del premio Borsellino per quanto riguarda la città di Pescara e per noi rappresenta un momento estremamente importante perché diffondere la cultura della legalità è la premessa per poter costruire dei cittadini migliori e la scuola io credo che sia il luogo deputato proprio a parlare di integrità, di legalità, di lealtà, di correttezza e di rispetto degli altri. Io direi che l'educazione alla legalità è veramente il macro obiettivo dell'azione formativa
formativa ed è trasversale a tutti gli indirizzi e a tutte le discipline. Ma quello che è fondamentale ed importante del valore del premio Borsellino è che qui si affronta il tema della cultura della legalità facendo riferimento alle opere, alle azioni, quindi agli esempi di alle testimonianze di persone che hanno vissuto questi fondamentali valori, ideali e li hanno vissuti nella vita quotidiana, perché più delle affermazioni di principio, più delle enunciazioni teoriche, per i nostri ragazzi ciò che conta è l'esempio concreto, solo l'esempio di persone che hanno dato valore al significato al termine legalità, solo questo esempio può diventare un modello positivo di comportamento per i giovani. E domenica 16 ottobre appuntamento a Civitella del Tronto nell'ambito della quinta edizione della FAI Marathon, evento nazionale realizzato dal gruppo FAI Giovani a sostegno della raccolta fondi, ricordiamoci, di Salvare l'Italia, di un trekking natura oltre le mura della città fortezza. Vi aspettiamo domenica 16 ottobre a Civitella del Tronto dalle 9 alle 18 presso tre tappe che sono Santa Maria dei Lumi a Civitella del Tronto, l'Abbazia di Santa Maria in Montesanto e Villa Verardi a Villa Passo. Oltre a queste tre tappe, di cui una è ad esclusivo ingresso dei tesserati FAI, ci sarà un trekking organizzato dal CAI, dai volontari del CAI di Teramo. Vi ricordiamo inoltre che durante questa giornata sarà possibile accedere con un ingresso ridotto al Museo NACT di Civitella del Tronto e alla visita Wild della Fortezza. Ci saranno inoltre riduzioni presso i ristoranti convenzionati. Il FAI è comunque sempre molto presente a Civitella del Tronto. L'ultimo evento c'è stato quest'estate con il progetto Puntiamo i riflettori e ha organizzato una bellissima serata suggestiva alla Fortezza. I fondi raccolti in quell'occasione hanno permesso il recupero e il restauro di una tela che è stata scoperta poi per caso nella chiesa di San Lorenzo. E quindi ecco, è importante sottolineare l'azione del FAI, che comunque fa progetti ma alla fine poi concretizza in modo pratico appunto questa che è la raccolta dei fondi. Anche perché questa giornata sarà anche l'occasione, una nuova campagna di raccolta fondi per eventuali e nuovi progetti del FAI. Ed ora la pagina dello sport. Iniziamo dal Pescara perché sarà Domenico Celi della sezione di Bari l'arbitro del match di sabato pomeriggio alle 18 allo stadio Adriatico Cornacchia fra Pescara e Sampdoria. Celi sarà assistito da Matteo Passeri di Gubbio, da Luca Mondin di Treviso. Gli addizionali sono Luca Banti di Livorno e Daniele Martelli di Roma 2. Il quarto uomo Pasquale De Meo di Foggia. Sul momento del Pescara ascoltiamo il centrocampista Aquilani. Io capisco che c'è molta attesa, molta fiducia, quindi sono contento. E sono a disposizione del mister al 100% da quando sono arrivato e se non ho giocato sono state scelte appunto dall'allenatore, condivise anche con me per il bene della squadra e per il bene del Pescara. Qui abbiamo tutti un intento, tutti un obiettivo, è quello di salvarci e siamo tutti sulla stessa direzione. Ovvio che il campionato è lungo, appunto mancano tante partite e quindi penso che la strada da percorrere è quella che abbiamo intrapreso. Poi si può vincere, si può perdere. Dobbiamo cercare di vincere, perché comunque sia poi si gioca bene, tutto quello che vuoi, ma alla fine poi contano i punti. Quindi io sono fiducioso. La seconda sosta della stagione permette anche di fare un primissimo bilancio di queste prime sette giornate, il bottino di punti che vi aspettavate? Sì, io credo che più o meno siamo lì. Credo che abbiamo affrontato delle squadre molto forti, perché comunque sia Napoli, Inter, Sassuolo fuori casa, Genova fuori casa, squadre difficili da affrontare, quindi io credo che forse giusto la partita col Chievo poteva andare meglio, soprattutto sotto il profilo del risultato. Detto questo, ti ripeto, i conti facciamoli alla fine, non li facciamo né prima né durante, è ovvio che poi fa parte un po' del gioco tutti questi discorsi che si fanno, però io credo che ci sono le basi per poter far bene e ce la metteremo tutta per riuscirci. Pesa dopo sette giornate non essere riusciti ancora a portare a casa la prima vittoria sul campo, è un problema a livello psicologico? Ma forse un po' sì, perché comunque sia vedi che appunto nella casella vittorie, a parte la vittoria ottenuta a tavolino giustamente, perché comunque è stato fatto un errore lì, con il Sassuolo può pesare, però come ti ripeto dobbiamo anche stare un po' tranquilli, anche
aspettare, non farci appunto prendere dall'entusiasmo se le cose vanno bene e non deprimerci se magari non arriva la vittoria, perché altrimenti entriamo in un vortice che non ci fa bene. Restiamo sempre a parlare del Pescara perché l'ex allenatore dei biancazzurri Zdeněk Zeman è tornato in Abruzzo per partecipare ad un torneo di golf al Circolo Golf di Miglianico. Ovviamente l'ex allenatore del Pescara ha parlato anche del Delfino e ha detto può salvarsi. Sentiamolo. Mister Zeman, quando torna in Abruzzo, baci e abbracci a tanti amici che ha lasciato qui, anche al Miglianico Golf Club. Che io mi sono trovato bene, penso che anche la gente ha apprezzato quello che abbiamo fatto quell'anno e quindi non credo che ci ho molti nemici. In Abruzzo lei è ricordato per quella magnifica stagione, davvero indimenticabile. Quanto tempo è passato anche nella sua testa da quel momento? Perché qui è molto ben presente quel campionato in Abruzzo. Vabbè, è passato tempo, però io seguo sempre i giocatori che c'erano, non solo i tre, ma anche magari Balzano, Cascione, quei ragazzi romagnoli, quei ragazzi che c'erano e che hanno fatto di tutto per far sentire Pescara importante. Le faccio un'ultima domanda, è quella banale classica giornalistica, se segue ancora il Pescara, se conosce Oddo, e, insomma, cosa pensa di questo campionato di Serie A per il Pescara che ovviamente si annuncia molto difficile? Vabbè, seguo Pescara, è normale che lo seguano, poi su Oddo io lo conosco più da giocatore che da allenatore, è un ragazzo che ha fatto bene l'anno scorso, ha portato la squadra in Serie A, è normale che bisogna abituarsi a Serie A e penso che c'è ancora tempo per poter far vedere che Pescara può rimanere in Serie A e può giocarsela con tutti. Scendiamo in Serie D, prime ore sulla panchina del Pineto per Daniele Amaulo che ha preso il posto di Aldo Ammazzalorso esonerato qualche ora fa e ovviamente il tecnico 55 anni di Porto San Giorgio lo scorso anno sulla panchina della Vispesaro raccoglie un'eredità difficile con le 4 sconfitte consecutive totalizzate dal Pineto. Allora andiamo a sentire le sue prime parole. Diamo il benvenuto a mister Daniele Amaulo qui a Pineto. Mister, innanzitutto come hai accolto questa notizia, insomma questa scelta? Beh, sempre con entusiasmo, ho fatto piacere la chiamata di una società importante come il Pineto che in questo momento forse è il fiore d'occhiello della Serie D per quanto riguarda l'Abruzzo, quindi una delle migliori società in circolazione, ha un progetto importante, questo mi ha spinto ad accettare la proposta di questa società e quindi quando poi avviene questo cerco di tirare fuori il meglio di me stesso e cercherò di trasmettere il mio entusiasmo, la mia voglia di lavorare con i ragazzi per raggiungere il traguardo che la società si è prefissato. Mister, tu sei abituato a portare, a prendere squadre in corsa, magari anche con situazioni di classifica un po' difficili e poi a portarle alla salvezza. Che cosa puoi dare in più a questo Pineto? Beh, un po' di esperienza da questo punto di vista ne ho, ecco. È chiaro che poi non ho la bacchetta magica, quindi magari dobbiamo dare un po'... trovare un'inversione di rotta, tutti quanti ci dobbiamo rimettere in discussione a partire da me perché non si va avanti per quello fatto negli anni passati, cercando di preparare al meglio le partite, dare delle risposte. L'obiettivo nostro è quello di lavorare e far sì che chi ci ha scelto, ecco, rimanga soddisfatto del nostro lavoro. Lasciamo il calcio per occuparci dell'atletica. Pescara domenica ospiterà la 16ª edizione della maratona d'Annunziana organizzata dalla WISP Abruzzo, vincente ancora una volta il binomio tra sport e solidarietà.
La maratona d'Annunziana rappresenta uno degli eventi più importanti dello sport per la città di Pescara, un grande evento che coniuga sport, solidarietà sociale e importante anche da un punto di vista ambientale, perché le strade del centro di Pescara saranno chiuse al traffico durante la manifestazione. Io credo che la maratona d'Annunziana rappresenta uno degli eventi clou delle manifestazioni sportive che si organizzano a Pescara. È la 16ª edizione, quindi questo a significare il grande valore che sta assumendo nel tempo, non solo dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista della qualità dei partecipanti, questo a significare anche il percorso evidentemente scelto in maniera oculata dagli organizzatori. Il nostro piacere è anche legato al fatto che si riescono a coniugare tante cose, perché quest'anno ancora di più rispetto agli altri anni c'è una grande valenza anche sociale, e il comune anche parteciperà in qualche maniera perché cercherà di sensibilizzare la cittadinanza all'affido familiare, che è uno strumento molto importante che noi dobbiamo cercare di far conoscere di più a tutela dei bambini e delle famiglie che affidatarie. Ma poi voglio dire, sono presenti anche tante altre associazioni che operano nel sociale, per cui connubio sport sociale, devo dire che credo che sia quello che fondamentalmente a noi interessa. Ringrazio la WISP che in ogni caso è sempre presente in queste iniziative, e quando c'è una finalità sociale dà sempre segnale della sua presenza, e per noi, voglio dire, è importante ed è un partner significativo per quanto riguarda le nostre attività. 16ª edizione della Maratona d'Annunziana, una manifestazione che cresce anno dopo anno. È partita un po' in sordina, adesso sta crescendo, ma la cosa bella è che cresce veramente un po' su tutti i settori. Potremmo dire si chiamava Maratona di Pescara perché è partita proprio da un evento agonistico, adesso sta diventando la d'Annunziana proprio in assoluto, perché sta crescendo molto sul sociale, cresce molto la partecipazione dei pescaresi, diventa sempre più pesante anche la gara dei bambini, che comunque sia una gara vera e propria, riusciamo a premiare tutti sul palco, quindi un evento nell'evento. È tutto per l'edizione delle 14 del TG6, i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono alle ore 19 e alle ore 23. Tra poco Meteo 6, grazie per averci seguito, buona giornata.